Immaginate una zona, tanto per semplificare il discorso, una zona dove c'è un campo magnetico uniforme, per esempio tra due espansioni polari di un elettrocalamita o due magneti messi così. E immaginate una curva chiusa messa nel piano perpendicolare al campo magnetico, quindi ho tirato delle linee di campo magnetico. Le linee di campo magnetico le ho rappresentate come delle linee equidistanti, tutti paralleli. Questa è una rappresentazione artistica del fatto che se voi andate con una bussolina vedete che la bussola punta sempre in questa direzione qui, quindi è una rappresentazione artistica di un campo magnetico uniforme. Quindi la spira è messa perpendicolare alle linee di campo, perpendicolare al campo magnetico, d'accordo? E qualcuno vi chiede di calcolare il flusso, è ovvio che il flusso è molto banale, se il campo magnetico ha un valore uguale a V0, chiamiamo questa, che so, la direzione, chiamiamo la direzione X, questo sarà V0 U di X, e quindi il flusso, che a rigore è l'integrale di superficie, quindi ho flusso, cioè, quindi devo fare questa operazione qui, dove questi sono gli elementi di area, quindi ho preso la superficie S, l'ho suddivisa in tante piccole aree, e però ogni piccola area devo far diventare un vettore, perché solo dopo averle fatte diventare un vettore posso fare il protoscalare con B. Quindi io ho il problema prima di orientare la superficie, orientare la curva, in questo caso C, orientando la superficie, orientando la curva, oriento questo, faccio il mio protoscalare. Se oriento la curva blu in questo modo, allora il vettore area sarà parallelo a B e quindi questo flusso sarà un numero positivo. Se avessi orientato la curva in direzione diversa, il flusso sarebbe stato negativo. Dovete ricordarvi questo sempre, 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 sempre. E ovviamente questo semplice contesto sarebbe stato semplicemente per B0 per l'area dell'area della superficie tesa, per esempio, come la membrana del tamburo, molto semplice. Se questa superficie fosse stata, se questa spira curva chiusa fosse stata inclinata, avrei avuto un coseno di teta dell'angolo inclinato, molto semplice. Adesso immaginate di mettere sempre qua una curva fatta così, cioè prendete il vostro pezzo di rame, quindi pensate adesso a un pezzo di rame se volete, e invece di fare una spira rettangolare la sagomate in questo modo, la sagomate in questo modo e la mettete qui. Quale sarebbe stato il flusso? Allora questa piccola zona qua dovete immaginare che il flusso cosa sarebbe stato. Una buona stima è che sarebbe stato due volte V0 per A. Questo è A, questo è A, poi vabbè c'è un piccolo ponticello qua che contribuisce al flusso, ma se io faccio questo molto piccolo, capite che la maggior parte del contributo viene da quest'area. Siete d'accordo? Se io addirittura sagomavo il mio pezzo di rame così, andavo dritto, vado giù, facevo un altro, andavo giù, facevo un altro, dove questo è A, questo è A e questo A, quale sarebbe stato il flusso di un pezzo di rame messo così? Secondo voi? Sarebbe stato 3B0A, non vi pare? A parte i contributi dei piccoli ponti. Quindi questo stato è stato circa 3B0A. Potete farne quanti volete. È ovvio che la lunghezza del rame che vi serve per fare una curva chiusa, un circuito così, cresce ovviamente, no? Però voi lo sagomate in questo modo. Adesso variazione, torniamo a quello in cui avete fatto il pezzo di rame così e lo piegate come, cioè inizialmente è così, faccio così, questo dovete, la curva è il bordo di questo, Poi la superficie tesa come la membrana, il tamburo e la carta. Quindi inizialmente immaginate che il campo magnetico esca dalla lavagna,
Quindi avete tanti punti, un campo uniforme, ed è così. D'accordo? Poi voi mettete la vostra, il vostro pezzo di rame, che dovete immaginare il bordo di questo, il contorno di questo, e la mettete così. Quindi qual è il flusso? 2B0A. Poi fate così. Fate così. Fate così. Qual è il flusso? Allora, questo è un elemento di area della carta. Quindi adesso dovete pensare alla superficie tesa come la membrana di un tamburo. E qua sta salendo così la superficie, no? Vabbè, io non so disegnare anche, ma dovete immaginare questa. È la carta. Dovete pensare alla superficie individuata dalla curva chiusa. La curva chiusa è il contorno di questa carta. La superficie è la carta. Lo vedete adesso? Ok. Se la curva la orientate così, questo è l'elemento di area. Dov'è il gesso rosso? Ce l'avevo, perché c'è evidenza che ce l'avevo. Eccolo qua. Ma non è questo il pezzo, mi sembrava. Deve essere caduto. Questo è orientato così. Questo è l'elemento di area, come è orientato? Verso il basso. Bravo. Disegnate adesso, magari in giallo, il campo magnetico. Quindi in giallo il campo magnetico. Qua il campo magnetico è così, qua è così. Cosa concludete? Com'è il flusso quando lo metto così? Eh? È circa zero. Okay. È zero. Il flusso è zero. Perché qua giù ho un prodotto scalare positivo, qua su ho un prodotto scalare negativo, flusso è zero. E qua, se io facessi, ovviamente il disegno è molto più difficile per me, ma cerco di farlo rapidamente, così, anzi, modifico questo, va bene? Questo ormai lo posso cancellare. Modifico questo come gesso blu, dove sei tu? Tac, tac, sacco un po', così la prospettiva, se no. Siete d'accordo? Cioè, prendo questo, sto facendo così, e poi il terzo lo metto in cima, no? Come sarebbe stata l'orientazione della curva? Quindi la curva sta facendo così, vedete? Arriva qua, poi salgo, poi faccio così, poi così, poi così, poi così, e poi scende di là. L'elemento di area sarebbe stato così, questo era orientato verso l'alto, e qua il campo magnetico sarebbe stato così. Quindi questi due si compensano, ma lui non è compensato, quindi il flusso è uguale a B0A, non 3B0A. E se ne avevo un quarto, sarebbe tornato a zero. Ok? Vedete? Adesso introduciamo un twist. Questo lo cavo via. E il twist è questo. Difficile da disegnare, ma poi da vedere faccio così. A torciglio! Guardate, invece di fare così, plop, a torciglio prima. E poi faccio così. Vedete? Invece di fare semplicemente così, a torciglio prima. Mannaggia, la carta è un po' troppo flaccida, quindi non mi sta fermo. Vedete l'attorcigliamento? E poi piego. A torciglio e piego, a torciglio e piego. Cosa succede? Che l'elemento di area adesso, attenzione, con l'attorcigliamento, forse è il caso di ridisegnarlo perché questo è troppo compromesso. Allora, fermi tutti. Track, track, track. Poi
lo ridisegno, poi correggo perché sto facendo fatica con la mia testa. Faccio così prima. Questo è l'originale, poi lo modifico. Questo è l'originale. Quindi la curva sotto sta facendo così. Ok? Adesso attorciglio. Quindi questo va di qua e questo va di là. Seguite le frecce. Quindi questo va di là, sale qui, si ritrova di qua, va così, va così, va così, va così, va così e scende di là. Vedete? Con quell'attorcigliamento cosa succede? Che l'elemento di aria e questo suo diventaio hanno l'elemento di aria, hanno la freccia aria nella stessa direzione. E quindi con l'attorcigliamento il flusso è 2B0A. Ok? Quindi qua il flusso non è 0 ma è 2B0A. D'accordo? Quindi se ho l'attorcigliamento. Quindi nell'esperimento di prima, nel conto dell'esercizio di prima, per esempio nei due esercizi di prima, immaginate, lo so, che la spira grande sia questa e la spira piccola sia, non, vi ricordate quel, no, forse non l'ho mai portato in classe, io ho un pezzo di lungo così di plastica verde attorcigliabile con cui io leggo le mie cose durante i viaggi, devo ricordarmi di portarlo alle due. E cosa faccio? Faccio un avvolgimento. Ecco, dovete immaginare che questo è un avvolgimento, la curva blu è un avvolgimento con... Come faccio a disegnarlo? Più facile avevo, devo ricordare. Invece di sto facendo così, invece di avere... Vediamo se mi riesce il disegno. Queste sono due spire circolari collegate col ponticello. Cosa faccio? Attorciglio e poi lo capovolgo, no? Quindi ho la spira circolare che va su, sta facendo così, la mia capacità di disegnare, devo cercare di concentrarmi, sennò penso che avete già, alcuni di voi hanno già capito. Quindi questo è il ponte, poi lo attorciglio per un attimo. Questo è il suo attorciglio, perché è più facile fare il disegno così. Quindi questo va così e questo va così. Ecco. Cosa vedete? È una... Avete sentito parlare di un solenoide? No. È un pezzo di rame che ovviamente deve mordere da se stesso, deve fare un circuito, deve mordere se stesso, poi però fate questi avvolgimenti in questo modo. Quindi se qua voi avete, che so, due di questi, ovviamente visto di filo, visto di lato, voi avete, questa è una di queste e questa è l'altra, ma sono collegate in questo modo. Sono collegate in quel modo. Quindi questo l'ho spiaccicato e sono collegate in questo modo. Quindi il circuito all'interno è fatto di due spire collegate in questo modo. Allora, come varia il coefficiente di mutua induzione? C'è una n, non vi pare? Perché questo qua, se ho due spire, c'è un 2. Se ne ho tre con l'attorcigliamento, quindi qua ho l'attorcigliamento e qua ho l'attorcigliamento e le impilo, il flusso sarà 3. Se ne ho 10 e le collego con l'attorcigliamento, ne avrò 10. Il flusso sarà 10 volte. Se ne ho n di avvolgimenti, quindi questo è a 2 avvolgimenti, questo sarebbe a 3 avvolgimenti, se ho n avvolgimenti, allora il flusso attraverso
una spira qua ha n avvolgimenti, quindi questa è una spira a n avvolgimenti con due V, avvolgimenti, eh? Qua il coefficiente di produzione, cosa succede? Va su n volte moltiplicato per n, la formula che avete scritto poco fa va moltiplicato per n, il numero di avvolgimenti, per esempio, della spira interna. Ovviamente se la spira esterna avesse anche lui degli avvolgimenti, magari un numero diverso, ecco quel coefficiente di nutrizione sarebbe proporzionale anche a quello, non vi pare? Se voi prendete un filo di rame e, non so, prendete un qualcosa di cilindrico, un pezzo di legno e lo avvolgete, come posso fare questo disegno? Dio solo sa, fa il trottino, poi fa così, poi così, poi così, poi così, poi così, e mi sono stufato. Tutto tratteggiato qua. Questo non è un circuito. Perché non è un circuito? Perché non è una curva chiusa. Per essere una curva chiusa dovete chiudere qua. Quella è la curva chiusa. Allora, uno si dice, ma qual è la... Per esempio, se io voglio calcolare il flusso attraverso la superficie che è appoggiata su questa curva chiusa, è una curva chiusa. È una curva chiusa che fa ovviamente... Pensate al binario di una montagna russa che fa ovviamente... No? È una curva chiusa, è un binario che ritorna su se stesso, certo che fa questo giro qua, terribile per chi ha appena mangiato, ma è una curva chiusa. E voi volete individuare di tutte le superfici aperte che hanno quella curva come orlo del proprio buco, ce n'è una che vi conviene sempre pensare, quella tesa in qualche modo come la membrana di una bolla. Allora, se voi non riuscite a visualizzare la superficie, andate a casa stasera, ogni anno, io esorto gli studenti a farlo, e ogni anno c'è uno studente che viene il giorno dopo e dice l'ho fatto, la maggior parte non lo fa. Allora, andate a casa, prendete, io, ai miei tempi si trovavano gli attaccapanni che erano dei fil di ferro, fil di metallo. Allora lo aprite e fate voi una spira così, cioè avete magari il filo di rame, il filo di metallo, la aprite a forma di rettangolo e aprite completamente l'attaccapanni, ok? Questa qua non è una curva chiusa, perché è aperta, ovviamente. La dimostrazione che non è una curva chiusa, cosa fate? Andate al lavandino, mettete del sapone per lavare i piatti, fate dell'acqua, quindi saponata, e prendete questo e l'immergete. E quando lo tirate fuori, vedrete una pellicola tesa? No! Perché? Perché è aperta. Allora, voi cosa fate? La chiudete, cioè unite questi due pezzi di metallo, la chiudete come volete, attorcigliando uno. Quando li immergete e tirate fuori, se avete insaponato bene l'acqua, vedrete una pellicola. Quella è la superficie a cui vi dovete pensare quando fate i vostri conticini, o almeno i pensieri. D'accordo? Allora fate adesso questo. Prendete questo maniglia, quindi questa è la maniglia, e attorcigliate questo. Cioè, non vi limitate a piegarlo, attorcigliatelo. Fate come faccio a fare questo. Fate una cosa del genere. Attorcigliatelo. E mettete nell'acqua saponata e tirate fuori delicatamente. Vedrete la superficie che qua, magari esagero un po' il disegno prima. Qua la superficie è abbastanza pianeggiante, la vedete? È piatta. Ma guardate cosa fa per riuscire a seguire l'attorcigliamento. Guardate la superficie, la vedrete. Quindi se voi immergete questo solenoide, a patto che sia chiuso, in acqua saponata, vedrete l'acqua fare come non so, la rampa di scala di una scala chiocciola o di un'elica, no? La vedrete, è molto bello vederlo questo, eh?
Qui la superficie è piatta. Qui è piatta, ma dove c'è l'attorcigliamento, la superficie del sapone riesce a seguire il contorno della curva. Quella è la superficie, d'accordo? Meditate su questo per cortesia. Quindi quando voi costruite un solenoide, è una curva aperta, se è una curva aperta non c'è ancora una superficie individuata. Quando chiudete, il sapone riesce a individuare quella superficie che è tesa come la membrana di una pellicola di sapone. È una delle infinite superfici che hanno questa curva chiusa come un bordo. Ok? Eccola qua. Fatelo per cortesia, imparerete qualcosa. Magari imparerete qualcosa che non potete esprimere con le parole, ma forse con la pancia la sentite, che è già qualcosa. Poi, a furia di pensare di come comunicare questo agli altri, forse troverete delle parole, ma almeno vedete con gli occhi questo, vedetelo per cortesia. Un altro modo di vederlo è semplicemente fare come ho fatto io qua. Quindi se pensate al bordo di questo foglio di carta come la curva di rame, e fate così, e qualcuno vi chiede, individuate, cercate di pensare alla superficie che è appoggiata alla curva, voi non riuscite a visualizzarlo, adesso la visualizzate, perché è la carta. Lì è il sapone. Va bene, poi andremo avanti un po' con questo. Voglio fare qualche discorsetto teorico per il momento, per buttare il terreno. Allora, l'altro giorno abbiamo parlato abbastanza a lungo di questo vettore K, il vettore K che era la direzione di propagazione di un'onda piana. Quindi parlavamo di onde piane fatte in questo modo. Quindi questo è un vettore che non dipende da x, y, z e t, è un vettore costante. La direzione di questo vettore la chiamavamo la direzione di polarizzazione. Invece la direzione di propagazione dell'onda piana era data da questo signore qua. E il modulo di K era 2π greco fratto la lunghezza d'onda. Quindi se voi vi spostate nella direzione di K di una distanza lambda, troverete un altro piano parallelo al primo che ha, dove il campo elettrico è esattamente la stessa fase. Cioè, individuato un piano perpendicolare a K dove tutti i punti disegnate esattamente lo stesso campo elettrico, se vi spostate di lambda troverete un altro piano dove il campo elettrico in tutti i punti del piano sono identici a quello del piano precedente. Quindi lambda rappresenta la distanza di cui dovete spostarvi per trovare un altro piano con la stessa fase, d'accordo? E ovviamente questo omega, ve lo ricordo, questo omega è uguale a 2π greco sul cosiddetto periodo, e questo può anche essere scritto così, dove la frequenza è 1 su t, d'accordo? E la velocità di propagazione è uguale a omega diviso k, oppure è uguale a lambda per la frequenza, e la velocità di propagazione, essendo un'onda elettromagnetica, è proprio c, d'accordo? Queste cose che dovreste già sapere. Allora, questa direzione K è molto speciale, e vi ho anche detto che il prodotto vettore di E per B dell'onda piana, se c'è un'onda piana elettrica, ci deve essere un'onda piana magnetica. Sono ortogonali tra di loro, se uno è un seno, l'altro è un seno, se uno è un coseno, l'altro è un coseno. Devono fare esattamente la stessa cosa. Quando il campo elettrico cresce, il campo magnetico cresce. Quando il campo elettrico è zero, il campo magnetico è zero. Quando il campo magnetico diminuisce, lo sta facendo il campo elettrico. Fanno esattamente la stessa cosa, ma a 90 gradi uno rispetto all'altro.
e quando faccio il prodotto vettore tra questi due, trovo la direzione di K. Quindi K era in qualche modo proporzionale a questi due qua, quindi prodotto vettore tra il campo elettrico e il campo magnetico di un'onda piana dà la direzione di propagazione, quindi questa direzione è molto speciale. Allora, c'è un teorema che voglio rapidamente dimostrarvi, ed è il teorema di un signore, si chiama Poynting, è uno dei nomi più felici della fisica, perché la pronuncia del suo nome, Point, che se si scrive così, stessa pronuncia, Point, Pointing, stessa pronuncia, Point vuol dire puntare, indicare, Pointing, quindi in un certo senso fa pensare alla direzione in cui dovete indicare, in cui dovete puntare, quindi è un nome molto felice, perché vedrete alla fine che questo in qualche modo teorema vi descrive in quale direzione fluisce l'energia, fluisce nella direzione di propagazione dell'onda, point, it points in that direction, punta in quella direzione. Teorema di Poynting discute la divergenza di questo, quindi la divergenza di questa cosa qua, ok? Attenzione, il teorema di Poynting riguarda campi elettrici e magnetici qualsiasi, non solo di un'onda piana, è generale, è un teorema generale. Teorema generale. Lascialo a voi, siete responsabili del seguente passaggio di matematica. Quello che sto per scrivere è matematica, cioè analisi vettoriale, perché questo è un operatore differenziale, no? Sapete cos'è Nabla? Sapete cos'è fare la divergenza? Quindi dovete verificare che questo è uguale a B perché ogni tanto mi dimentico, guardate la struttura di questo, mi dimentico chi ha il segno più e chi ha il segno meno. Uno c'ha il segno meno e uno sa il segno più. Ho dovuto un attimo pensare perché non l'ho controllato stamattina. Ogni anno, ok? Voglio che voi verificate questo teorema. Voglio che lo verifichiate. Quindi come si fa a verificare? Dovete arrotolare le maniche, scrivere il prodotto vettore. Questo è per qualsiasi campo vettoriale, eh? Cioè dovete pensare in questa fase, questo è un teorema, questo è un passaggio matematico, non è ancora fisica. Il teorema di Poynting è un teorema di fisica, ma inizia i passaggi con questo teorema di matematica. Sappiatelo, sappiate verificare questo, ok? Sappiate verificare. Quindi preso un campo vettoriale e un altro campo vettoriale e fatto il prodotto vettore, la divergenza del prodotto vettore è questo. Non è il prodotto scalare il rotore di V, è B, cioè chi è positivo e chi è negativo è il momento di dubbio che ho avuto. Adesso accendete la fisica. Per il momento questo è un passaggio matematico. Questo è matematica. Adesso accendete la fisica. Questo qua cos'è? Questo cos'è? In fisica, equazione di Maxwell. Adesso accendete l'equazione di Maxwell. Quindi questo qui è uguale a B prodotto scalare cosa? Questo è meno la derivata rispetto al tempo del campo B. Questo pezzo qua è la legge di Faraday-Lenz. Questo per la legge di Ampere-Maxwell cos'è? Quindi ho meno il campo elettrico prodotto scalare mu0 j più mu0 epsilon 0 la derivata rispetto al tempo di E.
Ok? Questo passaggio è equazioni Maxwell, questa è fisica, molto scavativa, questo è il contributo di Poynting. Fisica, quindi equazione di Maxwell, equaz Max. Questa è la legge di Faraday. Faraday, Lenz, questo qui è Ampere, Maxwell. Ok, un pezzo alla volta. Questo qua, intanto espandiamoli, va? Questo è, continuo a scrivere, poi commentiamo. Questo è il segno meno. Anzi, facciamo una cosa del genere, visto che qua c'è un segno meno e qua un segno meno, porto tutta sta roba a sinistra per lasciare uno zero a destra, va bene? Quindi ho la parte che c'è già a sinistra. Poi porto questo di qua, che diventa più B prodotto scalare derivata di B rispetto al tempo, d'accordo? Guardate qua, questo è E per mu0 J, poi c'è E, vabbè, c'è mu0 epsilon 0 per E per questo, che è molto simile come forma, quindi lo voglio scrivere vicino. Zero, eh? E quello è uno zero ordinario, certo avrà dimensioni, ma non è uno zero vettore, perché questi sono vettore, questo è uno scalare, no? Cioè la divergenza di un vettore, questo è uno scalare, quindi questo è uno zero scalare, eh? Zero scalare. Che dimensioni ha questo zero? Cos'è? Zero metri quadri? Zero euro? Zero cosa? Allora, voglio che già vi poniate questo problema qua, dovete saper già dire quali sono le dimensioni di questo pezzo. È evidente che questi 3-4 pezzi hanno la stessa dimensione, è ovvio. Siamo facendo fisica, non sommiamo le cose assieme che hanno dimensioni diverse. Prendete uno qualsiasi di questi, quello che vi è più familiare, questo, 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 e chiedetevi che dimensioni ha. Che dimensioni ha? E quindi, avendo individuato le dimensioni, ponetevi la domanda: nel sistema internazionale in cosa si misurerà? Vi do la risposta, ma sappiatelo farlo, perché lo chiederò alla Lavagna. Chiederò di convincermi che questi sono 0 watt. Sono 0 watt. Questa è una potenza. È una potenza, è un joule diviso tempo, diviso secondo. Quindi una potenza è un'energia diviso un tempo. Quindi la dimensione è una energia diviso un tempo. Queste sono le dimensioni. È nell'unità, nel sistema internazionale, questi sono 0 joule al secondo, ovvero watt. Ok? 0 watt. Questo teorema mi sta dicendo che... Anzi, c'è un errore qua, fermi, perché ho dimenticato l'ultimo passaggio, mannaggia me. Questo lo voglio scrivere alla fine, ho dimenticato il passaggio perché non sono ancora watt. Allora, la gente cosa fa? Divide per mu0, mi sono dimenticato di farlo. Divide per mu0, quindi mettete un 1 su mu0 qua, mettete un 1 su mu0 qua, questo mu0 va via. Questo mu0 va via, adesso questi sono 0 watt, mannaggia me, questi sono 0 watt. Quindi questo ha le dimensioni di una energia diviso un tempo, va bene? Quindi sono 0 joule al secondo. Questi sono watt, dovete dividere per mu0. Questo è il teorema di Poynting. Che la somma di questo più questo più questo più questo è sempre 0 joule al secondo, sempre 0 watt, sempre. È un teorema generale. L'elettromagnetismo mi dice questo, le equazioni di Maxwell mi dicono questo.
che sempre in qualsiasi cosa, in un circuito, nelle onde elettromagnetiche, in qualsiasi cosa del vostro corpo, dove avete biochimica, legge dell'elettromagnetismo, in qualsiasi applicazione delle equazioni di Maxwell, quindi nella stella che brucia, nel vostro corpo, nel circuito che costruite al laboratorio, in qualsiasi circostanza, questo è questo, 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 questo vale 0 joule al secondo se misurate energia in joule e tempi in secondi. Cambiate unità di misura, sarà sempre un'energia diviso il tempo. Questo pezzo qui, modifichiamoli un po', così lo scriviamo nel modo usuale, perché per il momento questo è il risultato. Adesso lo scriviamo nel modo in cui si declama il teorema di Poynting. Prima modificherò, facciamo questo prima. Questo ovviamente è una costante, e la costante può benissimo andare sotto, ok? Sotto l'operazione di derivazione rispetto allo spazio, questa è una costante. Quindi questo diventa... Io introduco un simbolo che è un nuovo signore che si indica con la S, e S per definizione è 1 su mu0 è prodotto B. Questo è chiamato il vettore di Poynting. Vettore di Poynting. Quindi diremo che la divergenza del vettore di Poynting più... Questo è la divergenza del vettore di Poynting, e questo lo porto sotto, la divergenza del vettore di Poynting. Più questo, allora, guardate un attimo come è fatto questo pezzo qua. La scrivo così, per esempio in coordinate, in chord cartes rettangolare. Cos'è questa roba qua? B, prodotto scalare, la derivata di B rispetto al tempo. Cos'è questo? Scrivetelo, così vedete, no? Questo è bx per la derivata di bx rispetto al tempo più by, la derivata di by rispetto al tempo più bz, derivata di bz rispetto al tempo. Quindi sono tre pezzi che differiscono solo per il pedice. Prendetene uno per capire che cazzo è sta roba, perché non devo usare parolacce. Cos'è questo? Convincetevi di questo. Perché cos'è B prodotto su B? Cioè questa roba cos'è? Questo è il modulo quadro di B. Quindi per cos'è B prodotto su B? Come tutti sanno, questo è BX quadro più, ok? Fate la derivata rispetto al tempo di BX quadro. Cos'è? Uguale a 2 BX per la derivata di bx rispetto al tempo. Ok? Siete d'accordo? Sì? C'è qualcuno che non sa quello che sto facendo? Forse nella facoltà sbagliata. Perché queste cose dovrebbero essere tranquille. Abbiamo fatto tante volte passaggi analoghi. La derivata rispetto al tempo di bx al quadrato e banalmente 2bx, però per il teorema della derivazione delle funzioni composte dovete ancora derivare rispetto al tempo per avere la derivata rispetto al tempo, no? E quindi vedete che questo 2 qua a fare, allora qua avrei un 2 tra i piedi, ma anche non c'è qua, quindi devo dividere per 2. Ci siamo? Everybody got it? Ok, ok. Quindi questo pezzo qua ovviamente il mu0 che è una costante posso portarlo fuori, posso portarlo sotto la derivata rispetto al tempo, quindi questo diventa la derivata rispetto al tempo di 1 su mu0, c'è un 2, continuo a dimenticarmi, quindi questo pezzo qua è quello che ho scritto là. Siamo? Ok? Quindi questo e questo qua, con questa definizione. Questo e questo
Questo cosa sarà secondo voi? Sarà la Memsholes, no? Costante. Questo lo porterò sotto, facendo quindi avere la derivata rispetto al tempo di E scalare E per E, ma ho il fattore 2 e quindi questo qua si scrive così. Notate come mu0 è nel denominatore perché ho diviso tutto per mu0, ma c'ho l'epsilon 0 qua, quindi questo diventa così. Quindi ho fatto questo. Ci siamo? E l'ultimo pezzo lo lascio tale quale. Diviso per mu0. Continuo a dimenticare il diviso per mu0. Zero cosa? Potenza, quindi nel sistema internazionale va. Ovviamente questi due pezzi che si assomigliano tanto si mettono assieme sotto la derivata rispetto al tempo, quindi il teorema dei pointing, il risultato dei pointing, in modo standard di scriverlo è questo, che la divergenza di S più la derivata rispetto al tempo di 1 su 2 epsilon 0 il modulo quadro del campo elettrico più 1 su 2 mu 0 sotto il modulo quadro di B, chiuso la parentesi, quindi questo va derivato rispetto al tempo, più J è uguale a 0. Questo è il teorema di Poynting da mettere su un quadro ovunque in casa, magari il soggiorno. Questo teorema cosa dice? Dovremmo spendere un po' di tempo, magari verrò col proiettore a parlarne, devo prima gettare qualche idea ancora, ma vi voglio già anticipare che questo teorema qua è l'enunciato della conservazione dell'energia nell'elettromagnetismo. Ok? E prima di lasciarvi, voglio che pensiate a un'equazione che abbiamo visto un po' di tempo fa. Ricordate la equazione un'altra da mettere nel soggiorno, che è l'equazione della conservazione della carica elettrica, ve lo ricordate? Come si scriveva la conservazione della carica elettrica? Si scriveva così: la divergenza di J più la derivata di ρ rispetto al tempo era uguale a 0. E scritta nelle forme, anzi facciamolo subito, scrivo questa qua in forma integrale e in forma integrale anche quella sotto. Fatelo scrivere anche se spedisce l'ora. Poi riprendiamo brevemente sul pomeriggio. In forma integrale, questa qua scrivo prima, come si scriveva? Si scriveva che il flusso attraverso una superficie chiusa di J più la derivata rispetto al tempo della carica racchiusa dalla superficie, quindi questa roba qua era la carica interna, questa roba valeva 0, ok? Questa qua in blu sono le conservazioni della carica elettrica scritte in forma differenziale e in forma integrale. Come si passa da uno all'altro? Si passa usando il teorema della divergenza, ok? Scrivo adesso la forma integrale di questa, quindi ho il flusso attraverso una superficie chiusa del vettore S più la derivata rispetto al tempo dell'integrale di volume in tutta sta popò di roba, quindi un po' di pazienza, 1 su 2 epsilon 0 il prodotto di modulo quadro di E più 1 su 2 diviso mu 0 per il modulo quadro di V integrato sul volume,
tutta questa popò di roba nel volume, quale volume? Il volume della chiusura S. Quale volume? Il volume della chiusura S. Più l'integrale di volume di J prodotto scalare è, questo uguale a 0. Quindi questa qua in rosso è la legge di Poynting scritta in linguaggio degli integrali, questa è l'equazione di Poynting scritta nel linguaggio dei differenziali, il passaggio uno all'altro è il teorema della divergenza, quindi dovete scrivere qua teorema divergenza, teorema divergenza. Allora, per iniziare a interpretare il teorema di Poynting voglio che voi ripensiate a come abbiamo interpretato la legge della conservazione della carica. La legge della conservazione della carica mi diceva, cioè ragazzi, se la carica interna ad un volume dipende dal tempo, se cambia del tempo, è perché le cariche si sono mosse. Cioè, se voi avete una superficie chiusa e la carica interna qua cambia nel tempo, cioè per esempio la derivata rispetto al tempo è positivo, cosa vuol dire? Che al passare del tempo la carica è aumentata. Allora il teorema della conservazione, la legge della conservazione della carica elettrica mi dice: se è aumentata la carica racchiusa a superficie è perché delle cariche sono entrate. Perché se questo è positivo, se questo è positivo, questo più questo deve essere zero. Quindi se questo è positivo vuol dire che il flusso di J è negativo. E avere un flusso di J negativo vuol dire che la J sta entrando. E cos'è la J? Sono cariche in movimento. Quindi il fatto che il mio conto corrente è aumentato è perché dei soldi sono arrivati. Questo è come si scrive matematicamente questo fatto. Che una variazione del tempo della carica racchiusa è dovuta a che le cariche si sono spostate, sono o fuoriuscite e allora la carica che diminuisce del tempo, o cariche sono entrate, sono mosse, c'è stata una corrente di portatore di carica, eh? Se le cariche entrano dentro perché c'è una J che punta dentro, per forza la mia carica aumenta, se invece ho la J che esce, per forza la mia carica diminuisce. Questo è come si scrive matematicamente questo fatto, che la carica si conserva, se in un certo volume dello spazio la vedete cambiare il tempo è perché la carica è andata altrove, oppure è arrivata. La legge di Poynting sta dicendo qualcosa di molto simile. Per esempio, se questo pezzo non ci fosse, mi raccomando, sto cercando di abituarvi a guardare la formula, se quel pezzo non ci fosse, le formule avrebbero la stessa informazione. Questo mi direbbe che se il flusso di J è positivo, vuol dire che questa roba qua dentro la parentesi sta diminuendo. Voglio che voi leggiate questi due teoremi nello stesso modo, imparate a leggere nello stesso modo. Per il momento immaginate che questo non ci sia, e quindi c'è un pezzo che questo è analogo a questo e questo è analogo a questo. Quindi se il flusso di questo misterioso S attraverso la superficie chiusa fosse positivo, vuol dire che la derivata di questa roba deve essere negativa, perché la somma deve dare zero. Allora se questo è positivo, vuol dire che la roba nella parentesi quadra sta diminuendo del tempo. Viceversa, se questo è negativo, se il flusso è negativo, vuol dire che la derivata deve essere positiva, vuol dire che la roba della parentesi quadra sta aumentando. Quindi voi avete una superficie S, c'è questo vettore S, vettore di Poynting. Se il vettore di Poynting sono come le spine di un porcospino e fuoriescono, vuol dire che la superficie sta racchiudendo cosa? Beh, quella roba che racchiude sta diminuendo nel tempo. Viceversa, se le frecce di S sono entranti, quindi avete un flusso negativo, vuol dire che questa roba sta aumentando. Questo termine qui, nella parentesi quadre, magari lo facciamo in qualche colore sgargiante,
questa roba qua, vedremo che è l'energia racchiusa, è l'energia che c'è nel campo, è elettrico e magnetico. Cercheremo di capire che quando voi avete un campo elettrico è perché avete speso dell'energia per crearlo, e quel campo elettrico è come una molla. Quel campo, il fatto che lui esiste, vuol dire che c'è dell'energia. Avete speso l'energia per creare il campo, ma il campo può essere, l'energia di quel campo può essere restituito e ripreso sotto altra forma. Quindi il campo elettrico e il campo magnetico sono una specie di energia di esistenza. E il campo elettrico, per il fatto che esiste, contiene energia. Il campo magnetico, per il fatto di esistere, contiene energia. Questo conto nel riquadro verde è l'energia che è nell'esistenza stessa del campo elettrico e magnetico. Quindi se quel volume racchiude una certa quantità di energia nel campo elettromagnetico, se quell'energia diminuisce nel tempo perché avete una derivata negativa, vuol dire che questa roba è positiva. E S rappresenta in qualche modo il flusso di energia. S rappresenta il movimento di energia. Avete energia che sta uscendo dalla superficie. Per forza l'energia racchiusa alla superficie sta diminuendo, ne sta fuoriuscendo. Se invece la S ha un flusso negativo, vuol dire che è in arrivo nuova energia, quindi l'energia dentro la superficie sta aumentando. Quindi il teorema di Poynting racconta i flussi di energia. È uno dei teoremi più importanti della tecnologia, la conservazione dell'energia per i campi elettromagnetici. Scusate se ho sforato, ma andava detto. Ci vediamo alle due.